Riccardo, grazie innanzitutto di essere qua. Sono Giancarlo De Ida, prima di tutto ristoratore, poi anche vicepresidente della FIPE e ho anche qualche carica dentro Fortomercio. E poiché faccio il ristoratore da quando ero 13 anni e tre generazioni con me fanno, svolgono questa attività importante dell'accoglienza, la mia federazione, ma solo perché avevo i capelli bianchi da quando avevo 25 anni, ha detto che sono saggio, non lo sono, ve lo capirete poi oggi. Noi siamo qui oggi per un momento di grave crisi generale, ma non sembra, vedendo quello che c'è intorno sembra che non ci sia, invece c'è, e vuol dire che quello che c'è intorno è la grande voglia di fare impresa, che è fondamentale, la grande capacità che ha avuto l'Italia fino ad oggi di essere competitiva per le piccole imprese. Mettersi in rete forse diventa una delle attività fondamentali ormai per noi, lo è ancora di più secondo me dentro la filiera produttiva, e quindi io ho assecondato, mi porto i saluti del mio presidente Stoppani che sostituisco indegnamente oggi qui, perché su questo progetto riuscire a capire qual è il punto di svolta e se siamo arrivati al punto di svolta nei rapporti con le varie istituzioni, con chi impresa lo fa, si è alzato. Torna subito. Perché quel signore è il compagno della più grande cuoca del mondo, quindi Nadia Santini è stata incoronata come la più grande cuoca del mondo, quindi vuol dire che ci viene riconosciuto un pezzo importante di quello che è l'appeal, di quello che l'Italia sta. Noi vogliamo rivendicare questo ruolo come ristoratori e lo vogliamo insieme alle imprese che sono qui. Io mi fermo qui, il tavolo poi ve lo presento dopo, quando si siede anche il ristoratore Santini, e lascio la parola al nostro centro studi. Il dottor Luciano Sbraga ha prima di me un panel da illustrare, un'indagine che è stata fatta. Grazie Presidente, buonasera a tutti, grazie per la disponibilità ad ascoltare quello che abbiamo da dire. Allora, l'idea di questa tavola rotonda in un contesto diciamo non molto facile, quale è quello di una fiera, perché non è sempre facile fare cose, diciamo, ragionamenti all'interno di una fiera, la fiera ha dei ritmi di altro tipo, nasce da un lavoro che abbiamo svolto insieme ad ISMEA, che è l'istituto per i mercati agroalimentari sorvegliato dal Ministero delle Politiche Agricole, per capire cosa stesse avvenendo nel mondo della ristorazione e soprattutto sotto il profilo degli acquisti. Perché è una cosa a cui si pensa poco, sai, i ristoranti fanno la spesa, cioè vanno a comprare le cose e spendono, poi vedremo, anche molti soldi per fare la spesa. Questo è un valore per tutta la filiera, però a questo si pensa poco. Dentro ci sono dei problemi di carattere organizzativo, dei problemi legati alla qualità dei prodotti, ci sono dei problemi legati ai prezzi e così via. Poi i nostri ospiti spiegheranno meglio di me quello che avviene. Io cercherò soltanto di dare qualche informazione di contesto per, diciamo, se ci riesco, stimolare un po' il dibattito, fare un po' da contesto per il dibattito. Abbiate solo un secondo di pazienza, cercherò di essere molto... Allora, no, scusate. Dov'è? Renata, dov'è il page down? Cioè il per togliere il cancelletto, scusa, questo è qui. Ah, ok, chiedo scusa. Allora, un'indagine che abbiamo fatto non molto tempo fa, quindi è fresca, e per capire intanto è un'indagine gli acquisti, l'approvvigionamento delle materie prime, che è abbastanza pomposo, nella ristorazione di qualità.
Allora, intanto dobbiamo dire che cos'è ristorazione di qualità. Noi sappiamo che in Italia ci sono circa 100.000 ristoranti, poi ci sono anche altre forme di ristorazione che non attengono alla ristorazione, diciamo, tradizionale, quella con servizio. E dentro questi 100.000 ristoranti, quali sono i ristoranti di qualità? Beh, bella scommessa, perché come si fa a definire? Usiamo il prezzo, usiamo il tipo di servizio, non lo so. Abbiamo utilizzato un metodo molto, diciamo, sperimentale, induttivo, che su cui si può anche essere in disaccordo naturalmente, che è quello di fare riferimento ai ristoranti che sono presenti le più importanti guide italiane, a partire dalla guida Michelin. Allora, da lì, solo per farvi così vedere quanti sono, noi grosso modo abbiamo fatto riferimento a 3 guide, Michelin, Espresso e Gambero Rosso. Voi vedete i numeri delle guide, ovviamente, ma i ristoranti, diciamo, cosiddetti da guida o top o di qualità, poi sappiamo che ce ne sono anche altri fuori dalle guide che sono altrettanto di qualità, per cui questo ragionamento non vuole essere esaustivo del concetto di qualità. Vediamo che poi c'è una grossa sovrapposizione tra guide. Qui abbiamo proprio fatto l'analisi diretta all'interno sulle guide, e alla fine sono 4.465 ristoranti effettivamente citati su queste 3 guide, perché come voi vedete c'è una grande sovrapposizione tra una guida e l'altra. È ovviamente ragionevole, se è un ristorante di qualità è strano che non se ne occupino tutte le guide, altrimenti c'è, però poi c'è anche una parte, una qualità relativa, perché in alcune guide ci sono dei ristoranti, in altre guide ci sono ristoranti diversi. Andrò molto velocemente. Dentro il cosiddetto concetto di ristorazione di qualità non dobbiamo pensare soltanto, diciamo, ai prezzi alti della ristorazione, perché ci sono anche ristoranti al di sotto dei 40 euro. Stiamo parlando di un pasto composto da 3 portate, vini esclusi, come è scritto proprio sulle guide. Quindi questi sono i prezzi rilevati sulle guide. Il livello della produzione, passatemi questo termine così industriale di produzione, ma anche i ristoranti hanno una catena della produzione, hanno un output che sono i coperti da questo punto di vista. Poi i coperti naturalmente possono essere più o meno fatti da un certo numero di piatti. Questa è la distribuzione. In media questi ristoranti fanno in un anno, nell'anno che noi abbiamo esaminato, circa 9.400 coperti. Non è un numero eccessivo, perché una delle caratteristiche della nostra ristorazione è